Eccoci qua, questa piccola appendice, siamo arrivati alla bibliografia. Ho solo due testi da presentare, ne potrei citare tantissimi, ma questi ce li ho e quindi fisicamente, mi corre l'obbligo. Sono due che ho già citato per il corso, per il piccolo corso sulle equazioni alle derivate parziali, equazioni della fisica matematica. Il primo è l'Habermann, questo è rosso, Elementary Partial Differential Equations, l'edizione quella che ho io è dell'87, non so se ne hanno rifatte. È carino perché ci sono tanti esempi, poi dirò una cosa, eh? E l'altro è A First Course in Partial Differential Equations e poi dice With Complex Variables and Transforming Methods, e quindi dice tutto. È un libro, questa è l'edizione 95, però credo sia un rifacimento della vecchissima edizione di 30 anni prima. Comunque questo si trova in rete, quindi basta che voi digitiate Weinberg e lo trovate. Potreste chiedermi, dice, ma scusi, ci ha fatto le equazioni differenziali, ha specificato ordinarie e qui c'è scritto partial. E certo, perché come avevo detto talvolta, insomma ho detto talvolta mentre ho fatto questo piccolo ciclo di lezioni, i problemi al contorno si trovano quando si risolve per separazione di variabili un'equazione, allora ci si trova a dover risolvere un'equazione differenziale del tipo che ho scritto, insomma, in forma, aggiunta, eccetera, con i valori al contorno. E quindi in ogni caso, diciamo, spesso può succedere che il problema sia non omogeneo. E per questo vi ho fatto l'appendice con la prima parte su come si trovano le soluzioni particolari per il problema di Cauchy e con la seconda parte dedicata alle equazioni differenziali in forma aggiunta con vari tipi di condizioni al contorno. Le ho scritte direi quasi tutte, ecco. E per questo che, se no, dice che ci ha detto, difficilmente si trovano sui libri di equazioni differenziali ordinarie, perché sì, si possono trovare, per carità, ma insomma. E quindi mi è sembrato utile perché si trovano in tanti contesti i problemi al contorno e soprattutto la funzione di Green. Se digitate su Google funzione di Green, non vi viene fuori quello che vi ho raccontato, ma non perché io vi abbia raccontato balle, ma semplicemente perché la funzione di Green è essenzialmente quello strumento che serve per scrivere soluzioni di un qualche tipo di equazione differenziale. Quindi viene definita in tanti modi, se lo cercate su Google, Wikipedia, eccetera. Come l'ho fatta io, è fatta, diciamo, un po' più da matematici, ecco, che non da fisici. Mi è sembrato interessante, visto che su questo argomento non c'è troppo materiale, e quindi concludo questo ciclo, però vi prometto che farò altre cose, perché l'avevo già promesso, e quindi però, questo si chiude qui, questa appendice sull'equazione differenziale si chiude qui. Vorrei aggiungere una piccola osservazione, che non si dica che i miei corsi non si contano sulle dita di una mano, perché si contano sulle dita di una mano, perché meccanica razionale, elementi di meccanica dei continui, le equazioni differenziali della fisica matematica, quindi un po' di roba sulle equazioni differenziali e derivate parziali, le funzioni speciali e questo qui. E ora arriverà quell'altro e quindi una mano l'abbiamo già esaurita. Non lo so se arriveremo a tutte e due, comunque una mano l'abbiamo esaurita. Vi faccio i migliori auguri.